Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, è da un po' che in realtà non metto video, però penso che questo sia un video molto utile perché penso che a parecchi di noi sia capitato almeno una volta nella vita che qualcuno sia entrato nel nostro profilo e fare il bello e il cattivo tempo. Io stessa ci sono passata. Infatti c'era questo ragazzo quando avevo 18 anni che era entrato nel mio profilo e mandava dei messaggi ai miei compagni di scuola come se ero io a scrivere. Tant'è vero che i compagni di scuola ci credevano che ero io. Ma com'è possibile? Invece no, non ero io. Però ci sono persone veramente molto abili che sanno come si fa. E adesso vi do dei consigli su cosa fare nel caso notate qualcosa di strano nei vostri profili, qualcosa che voi non avete condiviso, qualche messaggio che voi non avete mandato. Vi dico cosa fare. Prima cosa, è inutile che vi state a cercare di capire chi è il colpevole, perché potrebbe essere chiunque, anche una persona che voi non conoscete, che magari ha visto il vostro profilo, avrà scoperto come entrare, entra. Magari una persona anche che sta per dire in America. Non per forza che sia una persona vicina. Certo, di solito sono le persone più vicine a noi, però potrebbe essere chiunque. Quindi non pensate chi sia stato, perché l'importante è risolvere il problema. Seconda cosa, andate dalla polizia postale, perché la polizia postale può risalire all'indirizzo di questa persona e cercare appunto il colpevole, anche se non interessa, però magari scoprendo che il colpevole è meglio per noi, perché magari così sappiamo a chi dobbiamo stare attenti, per dire. Terza cosa, cambiate le vostre credenziali di accesso. Cosa, le credenziali di accesso è un qualcosa che dovete dare solo a persone di cui vi fidate ciecamente, cioè non cominciate a darle in giro tipo che ne so a un vostro amico di vecchia data, alla vostra professoressa, per dire al vicino di casa, perché non si può mai sapere se la persona in questione sia una persona affidabile oppure no. Ma datele veramente solo a persone a voi vicino, tipo al vostro compagno o compagna, ai vostri genitori, ai vostri fratelli, basta, basta, il resto basta veramente. Poi cosa fare nel caso il problema si ripresenta? Il consiglio che mi viene appunto di darvi è questo. Se il problema si ripresenta, sappiate solo una cosa, che purtroppo questo è un rischio che purtroppo si corre, perché anche cambiando le credenziali di accesso ci sono persone talmente abili che potrebbero rientrare un'altra volta nel vostro profilo, quindi o ve ne strafregate oppure vi eliminate. In entrambi i casi avete fatto la cosa giusta per voi, diciamo così. Quello che posso dire è che nel mio caso la polizia postale non fece niente perché diceva che era un sito che è appunto americano, quindi per dire si doveva andare in America per risolvere il problema. Però non so, magari nel vostro caso, se faranno qualcosa oppure no, perché dipende appunto da chi trovi, sempre da chi trovi davanti. Un altro consiglio che mi va di darvi è questo: se notate qualcosa di strano, scrivete pubblicamente, avviso a tutti i miei amici, se vi arrivano delle cose strane, sappiate che non sono io. Almeno i vostri amici non se la vanno a prendere con voi perché sanno che non siete voi a mandare queste cose. Per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.